Gentili telespettatori, buonasera e benvenuti al TG. È tornata la 37esima edizione della Fiera Promo Hotel inaugurata presso il Palasport di Giatica a Parenzo. Vi hanno trovato posto 150 espositori delle ultime tendenze nel campo degli alimenti, delle bevande e delle attrezzature turistiche alberghiere. A voi il servizio. La Fiera di Parenzo, come di tradizione, ospita in esposizione attrezzature alberghiere e da ristorazione, cosmetici, alimenti, dolci, apparecchi per la preparazione di bevande calde, refrigeratori, vetrine, alcolici, caffè e altro. Gli espositori presenti alla rassegna arrivano da tutta la Croazia, Italia, Slovenia e Germania in rappresentanza di oltre 500 marchi mondiali. Tra gli espositori abbiamo rintracciato il famoso caffè Cagliari che fin dal 1909 trasferisce da generazione in generazione i valori che un buon caffè deve avere. Dalla cura per la selezione dei caffè, per la tostatura e dietro all'ottimo gusto della tazzina di caffè si nasconde tutto l'amore per il buon gusto. Facciamo parte del gruppo Evo, che è un gruppo molto importante che ha tante soluzioni per il caffè, dal vending, dall'OCS alle tradizionali e a tutto quello che sono il mondo del caffè. Noi siamo qui, venuti alla Promo Hotel, siamo molto molto interessati a questa fiera, siamo venuti con il nostro nuovo importatore che si chiama Meridiana e stiamo qui portando tutta la nostra tecnologia, in particolar modo i marchi Gaggia Milano e Saeco. E non vediamo l'ora di iniziare, abbiamo molto entusiasmo e speriamo che sia una buona fiera. All'inaugurazione ha presenziato il presidente della regione istriana, Boris Miletic, il quale ha elogiato la qualità di Promo Hotel, accennando alla politica d'eccellenza promossa dalla regione in ogni ambito economico. Tutti coloro che vorranno visitare la fiera avranno l'esclusiva opportunità di conoscere le nuove tecnologie, le tendenze, i prodotti e i servizi che possono migliorare il lavoro del settore turistico alberghiero. Ricordiamo che l'Italia è la nazione per eccellenza, dove il gelato artigianale viene riconosciuto a livello storico e di tradizione. Il gelato qui è senza dubbio il dolce più famoso e amato. Siamo venuti per la prima volta a questa fiera, e è piccola ma bene impostata e quindi siamo sicuri che è il posto giusto per farvi assaggiare le nostre specialità. La nostra azienda produce tutti i semilavorati per la produzione di gelato artigianale italiano, soft ice cream, gelato espresso, frozen yogurt, milkshake e tanti altri prodotti che presenteremo in questa fiera. Abbiamo una novità assoluta quest'anno, tra le tante, che è il gelato al gusto yuzu. Lo yuzu è un frutto dimenticato del Giappone, che è molto popolare in Asia, ha un profilo aromatico molto particolare e siamo sicuri che sarà il gusto di questa estate 2022. Il nostro tecnico lo sta preparando e vi facciamo vedere come lo variega. Mettilo sopra, ecco qui il segnagusto, Silvano, che è dietro, mettilo qui davanti, dammelo e poi vai col variegato. Fai una robina veloce, ecco qua. Questo è il gelato al gusto yuzu variegato con il lime dei Caraibi. Ragazzi, questo dicono che sia anche un po' afrodisiaco. Chi vivrà vedrà. E con questo simpatico messaggio concludiamo la nostra visita alla fiera e ricordiamo che rimarrà aperta fino alle 17 di sabato 5 marzo. La fiera è un'occasione di incontro, dialogo e scambi di esperienze. Gli organizzatori hanno allestito all'entrata anche un punto in cui effettuare il test rapido antigenico. Questo evento vuole contribuire alla promozione e allo sviluppo della città e della regione. Il suo obiettivo principale è presentare le tendenze del mondo turistico alberghiero e di ristorazione, contribuendo così alla promozione e allo sviluppo della città e della regione. Ricordiamo a tutti che l'ingresso è libero. Dopo San Martino, primo fra i patroni del vino, ecco comparire in Istria un'altra bevanda di Bacco, questa volta dedicata a San Giuseppe. I vini istriani sono tanti ed è giusto che tanti siano anche i loro santi, ma vediamo il servizio che vi abbiamo preparato in merito.
Ed ecco un bel quadretto concernente la natura nostrana, che va a braccetto con i prodotti locali. La tavola, il pane di casa, il prosciutto e, manco a dirlo, ecco Messer il vino. Ed in Istria sul tema la sappiamo lunga, così lunga che dopo gli spumanti di casa siamo passati ai vini appassiti. Così appassiti che è stato necessario spostare anche il santo calendario arrivando a San Giuseppe, il quale ha dato anche il nome ad uno di questi vini. San Giuseppe puro sposo e gusto. E il vino di San Giuseppe avrebbe anche poteri divini, questo distillato la sa lunga anche in fatto di tasso alcolico, come anche lunga la lista degli effetti collaterali nel caso se ne abusi. Vediamo intanto come si ottiene questo vino, sperando di non svelare appieno qualche indomito segreto di cui si avvale il suo particolare gusto pieno, colorito e soprattutto rotondo. Non dimentichiamo che questa versione chiara o scura della bevanda di Bacco viene prodotta in quantità minori e imbottigliata in bottiglie da mezzo litro, a testimonianza della sua valenza. No, vino si chiama Muscat Rusa di Parenzo. E allora noi proveremo per San Martino primo vino giovane quanto è vino battesimo, e vino vieni maturo per San Giuseppe quanto è vino maturo per San Giuseppe, e così è diventato vino di San Giuseppe. Forse con San Martino e San Giuseppe abbiamo ancora le idee un po' confuse. Il vino in questione dunque non è solo un prodotto della terra che lo ha generato, ma soprattutto del tempo e della pazienza di chi lo ha coltivato, dato che la sua caratteristica principale è il tempo dedicato alla sua degenza nell'attesa di maturare. Peccato che non siamo in grado di far sentire anche il suo profumo. Che profumo ha questo vino? Allora, questo vino ha profumo vendemmia e castagna. Tempo di vendemmia e di castagne. Ma piacerà ad un santo come San Giuseppe vedere comparire la sua effigie su un'etichetta e fare concorrenza a San Martino? Difficile dare una risposta al nostro quesito, c'è però da dire che San Giuseppe, padre putativo di Gesù, è una delle figure paterne per eccellenza della religione cattolica. Giuseppe guiderà anche la Sacra Famiglia nel viaggio di fuga e in quello dedito al ritorno dall'Egitto. Il santo viene immedesimato con la figura più sincera che la religione cattolica ha del padre per eccellenza. Non a caso questo santo ha trovato posto nel calendario cristiano il 19 marzo, giorno oggi ricordato come festa del papà. La nostra ricerca si è però avvalsa di un dato in più. Siamo riusciti infatti ad accostare San Giuseppe a San Martino, patrono del vino novello. Di solito San Giuseppe viene anche pregato per intercedere, per esempio per avere il lavoro o per trovare casa, e questo ci dice che San Giuseppe è colui che ci aiuta nel lavorare, nel procurarci quello che abbiamo necessario, e magari noi sappiamo che tutti quelli che fanno il vino lo fanno anche per mantenere la famiglia. Chiaro o scuro, di San Giuseppe o di San Martino, il vino è sempre una cultura, un rappresentante della nostra tavola e un motivo di vanto per i nostri produttori. Nel suo colore c'è la terra che lo ha generosamente contraddistinto grazie alle mani di chi, con sudore ed abnegazione, lo ha sapientemente prodotto.
TG Flash. Lunedì 7 marzo alle ore 18 la Biblioteca Civica di Umago ospiterà la famosa scrittrice di Lisignano, Marilena Dushman, la quale parlerà al pubblico della sua creazione letteraria. Ricordiamo che finora la scrittrice ha pubblicato 8 romanzi rosa. L'associazione Con sé da Pola l'Istria Aiuta ha avviato la raccolta dei beni di consumo primario da destinare ai civili, vittime del conflitto scatenato in Ucraina dall'avanzata russa. Si prega a tutti i cittadini che vogliono aiutare di contattare il numero in sovraimpressione. Con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile, informare sui contenuti ecologici esistenti in Istria, la regione istriana ha iniziato già nel 2019 a stampare i primi opuscoli sui contenuti ecologici in Istria. In questo modo si desidera contribuire alla conservazione delle nostre risorse naturali e culturali, sensibilizzare il pubblico sulla necessità di proteggere la natura, migliorando la vita delle comunità locali e incoraggiando nuove opportunità commerciali in Istria nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile. Si è svolto il 16 febbraio attraverso la piattaforma Zoom il Festival Lidrano, organizzato dalla Scuola Elementare Montezaro. Sono state selezionate le migliori realizzazioni letterarie, giornalistiche e drammatiche degli studenti delle scuole elementari e medie di Pola. La nostra telecamera ha visitato la Scuola Elementare di Veruda, da cui due opere letterarie verranno presentate al concorso regionale. L'alunno della sesta classe della scuola elementare di Veruda, Mag Grbac, quest'anno è stato in diversi isolamenti. Non è facile passare così tanto tempo a casa senza amici. Eppure ne è uscito qualcosa di buono. L'autoisolamento ha ispirato la poesia di Mag dal titolo significativo Solo, solo, assolutamente solo, che è stata selezionata al concorso cittadino di Lidrano. Metà della classe, quando stavo scrivendo quella poesia, era in isolamento. Poi ho scritto quella poesia come parte dei miei compiti. Sono stato ispirato dal fatto che sono stato in isolamento diverse volte quest'anno. In che modo l'autoisolamento ti ha influenzato? Dovevo stare molto a casa, non potevo uscire con i miei amici, ma è per questo che leggevo di più. Un'altra opera letteraria dalla scuola elementare di Veruda è stata selezionata. L'alunno dell'ottava classe, Neo Yoka, ha scritto un lavoro dal titolo La notte dei pensieri, a propria iniziativa, e tratta la storia di una ragazza che è sola nei suoi pensieri. Volevo scrivere qualcosa da molto tempo e poi ho visto in Lidrano una specie di incentivo, perché di solito quello che inizio sempre non lo finisco mai. Quindi ora ho visto Lidrano come un'opportunità per scrivere finalmente qualcosa. Ho preso ispirazione da varie canzoni perché la musica è una grande ispirazione per me. Cosa significa per te andare a livello regionale? Questo significa ulteriore motivazione per me per continuare a creare. Il mentore di questi alunni laboriosi, l'insegnante di lingua croata Jelena Urošević-Hušak, è giustamente orgogliosa dei suoi alunni. I ragazzi leggono e non solo come compito. Il loro vocabolario è ricco e naturalmente questo si traduce in uno stile di scrittura particolare che viene inviato poi a concorsi. Sono particolarmente orgogliosa dei ragazzi. Direi che sono entrambi anime speciali, ragazzi meravigliosi, perfetti, con i quali è un piacere fare qualsiasi cosa. Siamo sicuri che altri mentori di alunni che sono andati al Lidrano regionale abbiano simili parole di elogio. Nella categoria letteraria ci sono anche opere di Andreas Lancia, della scuola elementare di Sciana, Veronica Ciatic e Gabriella Soldo, della Montezaro, ulteriori opere degli alunni delle scuole superiori Gregor Petrovic, Nika Ban e Petra Gluchic della scuola di musica Ivan Matetic-Rongov. La migliore delle opere giornalistiche è quella di Lara Abramovic della scuola Siana. E poi le opere teatrali e sceniche includono le opere di Anna Vukovic della scuola elementare di Stoia, Rocco Vlacic della scuola elementare di Krnica, Marie Buic della Scuola Superiore di Pola e Luca Lupetina della Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola. Gentili telespettatori, questo è tutto per stasera. Grazie della vostra attenzione e ci vediamo la prossima settimana. Buona serata.